Niente, è stato forse uno degli interventi più emozionanti, forse la stanchezza della ricerca di tutta la notte che ti ha fatto emozionare ancora di più, però va bene, bellissimo. E tra la commozione generale che si tira un sospiro di sollievo. La bambina di 9 anni scomparsa ieri sera in zona Ponte alla Nave in provincia di Arezzo è stata ritrovata questa mattina dopo aver trascorso una notte a girovagare in campagna. La piccola è stata individuata in una sponda del canale Maestro sotto un ponte, sarebbe in buone condizioni. È stata recuperata dai vigili del fuoco che si sono calati dentro al canale ed affidata alle cure dei sanitari del 118. A dare l'allarme ieri sera la mamma della bimba. Era così scattata un'imponente azione di ricerca, impiegati tutta la notte uomini della polizia, dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco. In azione anche i cani molecolari e in volo l'elicottero dei vigili del fuoco. L'ultima volta che la bambina era stata vista dalla madre era nei pressi di un annesso agricolo nella campagna, poi la bimba si era allontanata mentre i giovani effettuavano alcuni lavoretti e di lei si erano così perse le tracce. La svolta sarebbe arrivata grazie alla segnalazione di una signora residente nella zona che aveva visto la bimba ieri sera fare il bagno nel canale che questa mattina ha comunicato alle forze dell'ordine quanto visto. Nel canale ieri sera verso le 7 che era lì che faceva il bagno tranquillamente, i miei incuriositi si sono fermati e sono tornati indietro e questa bambina era incuriosita, contenta che loro si erano fermati a guardarla. Dopo stamani quando abbiamo visto l'articolo i miei si sono subito preoccupati, hanno subito chiamato le forze dell'ordine dicendo che era stato avvistato questa bambina nel canale che faceva il bagno tutta tranquilla. Sono rimasti scioccati, giustamente, per fortuna la bambina è salva, è una cosa che a loro gli farà sempre piacere.